Qualche giorno fa siamo stati io e Paola Macchi a Trento a visitare una struttura di co-housing senior, quindi una struttura innovativa per gli anziani che non sia una casa di riposo dove spesso poi si fa invecchiamento passivo e peggiorano le condizioni psicosociali e anche sanitarie delle persone che vengono messe in casa di riposo. Siamo andati a visitare questa struttura. È una struttura innovativa, una struttura che vede un mix anche di persone di diversa età, perché abbiamo un mix generazionale che vede 7 persone anziane autosufficienti all'interno della stessa casa e 4 studenti. Le signore anziane hanno ognuna la sua camera indipendente, sono molto serene, è stato veramente bello perché erano persone molto sorridenti, allegre. Quando le abbiamo chiesto ma come state qua, benissimo, è un posto molto bello, una casa bella, ristrutturata, mangiano insieme. Quindi hanno una cucina dove eventualmente possono collaborare a preparare il pranzo. La cosa bella è che loro sono in un vero e proprio condominio, cioè gestito come un condominio. Loro sono nel contempo protette ma mantengono la loro autonomia. Tant'è che vanno, escono come vogliono. Possono, le studentesse che magari hanno la macchina gli danno anche un passaggio per andare in centro Trento. In mansarda, l'ultimo piano, tutto ovviamente senza barriere architettoniche, quindi c'è l'ascensore dappertutto. C'è un grande locale comune dove anche la comunità, è in un quartiere fuori Trento, può partecipare a delle attività comuni. Quindi è un progetto che ci piacerebbe davvero riproporre anche in Regione Lombardia e inserire nel nostro programma come Movimento 5 Stelle. Sappiamo che l'aspettativa di vita ormai ha superato ampiamente gli 80 anni, che si sta allungando la vita media delle persone, aumentano contestualmente anche gli anni passati nella terza età e quindi l'obiettivo che abbiamo noi è quello di mantenere le persone attive anche nella terza età, e lo si può fare con delle strutture che siano in grado di lasciare le persone indipendenti all'interno del tessuto sociale con dei costi che sono la metà rispetto alle strutture in RSA, che danno più dignità alle persone. Nei contesti universitari c'è anche l'opportunità, come abbiamo visto a Trento, di inserire un mix generazionale che può accrescere l'esperienza dei giovani e aiutare gli anziani a sentirsi più giovani e a condividere alcuni momenti sia all'interno della città che all'interno della struttura.